Il pienone solo nel weekend per il momento, la bella stagione è appena iniziata. Secondo gli addetti ai lavori sarà un'estate da ricordare dopo quella più incerta dello scorso anno, appena usciti dal primo lockdown. Protocolli di sicurezza recepiti, distanze rispettate, controlli. Siamo a Margherita di Savoia, capitale pugliese della balneazione attrezzata, con i suoi quasi 5 km di spiaggia e 74 lidi. Per l'ottavo anno consecutivo bandiera blu grazie alla qualità delle acque e ai servizi offerti. Bene, abbiamo anche un turismo internazionale che l'anno scorso non si è visto, per cui possiamo essere ottimisti anche per le prossime settimane. I prezzi? Le tariffe sono inalterate rispetto allo scorso anno e sono estremamente convenienti, per cui questo è un elemento anche di vantaggio della spiaggia di Margherita di Savoia rispetto a tutte le altre. La città delle 3S, Margherita di Savoia, sole, sale e salute. Da lunedì al sabato il turismo qui è anche quello termale, non più di nicchia. Diverse le presenze straniere, francesi e svizzeri su tutti. La gente finalmente comincia a riaffacciarsi nel nostro mercato, comincia ad acquistare fiducia e questo per noi è molto importante. I numeri cominciano a crescere, anche se siamo ancora molto lontani dai numeri che eravamo abituati ad avere negli anni passati. Però è sicuramente un buon segnale che stiamo vedendo. La gente, ripeto, ha fiducia e noi vogliamo trasmetterla questa fiducia a loro stessi offrendo tutte le garanzie possibili nella nostra bella struttura.